Buon pomeriggio a tutti. Ricordo che siete nella pagina Facebook in diretta con il boss, con la nostra rubrica A casa con il boss, in cui ogni lunedì ormai ci troviamo per i conti, forse alla settima settimana, in cui parliamo appunto di biodiversità. Oggi tratteremo questo argomento parlando di quelli che sono gli ambienti marini e gli ambienti costieri. Passerei a questo punto la parola direttamente a Daniele. Insomma, abbiamo visto un po', abbiamo detto che l'Abruzzo ha questa costa così diversificata che parte da nord, la parte più antropizzata, poi abbiamo invece una parte più naturale che si estende nella parte della provincia di Chieti, quindi nel Chietino a confine con il Molise. Ma dici tu qualcosa in più, soprattutto di quello che è questa parte costiera? Poi entreremo nello specifico, magari più entrando proprio mettendo i piedi in acqua, direi, magari ci mettiamo la maschera. Le pinne, Dario, tu che dici? Faccio un po' di snorkeling nel mare Adriatico insieme a Dario. Sì, infatti lo so che tutti abbiamo voglia di farci un bel bagno, non vediamo l'ora di tuffarci, però io sono qui e quindi adesso un attimo ci soffermiamo su quello che invece è l'ambiente che si trova sul litorale, prima di entrare in acqua, poi ci entriamo anche nel mio intervento un pochino, poco poco. Ci soffermiamo un Sì. attimo a riflettere, più che altro a immaginare come si presenterebbe la costa abruzzese se non ci fosse questa specie così invasiva, così impattante, così soffocante che è l'uomo. Questi sono termini che io di solito uso per le specie aliene. L'uomo non è proprio una specie aliena, però diciamo che gli effetti spesso sono altrettanto devastanti. Sulla costa abruzzese, infatti, come hai già accennato tu, sono veramente pochi i tratti che conservano un certo grado di naturalità. E tra questi possiamo ricordare appunto le foci dei fiumi che tu hai elencato da nord verso sud, quelli che si presentano con degli ambienti un po' più intatti, parlo delle foci, sono il Tronto, il Vibrata, il Vomano, un po' più a nord, mentre scendendo a sud il Sangro, l'Osento e il Sinello. Questi sono i luoghi dove si può trovare ancora qualche lembo di vegetazione dunale ancora integra. Poi c'è il tratto tra Pineto e Torre di Cerrano, pure parecchio interessante. Il Lido di Casalbordino. Ah sì, qua avevo preso una foto da internet che mi piace tanto. Cioè, la fioritura di Casalbordino è veramente qualcosa di spettacolare, non c'è niente da invidiare alle fioriture montane che siamo abituati a vedere. Veramente bellissima. Poi anche Fossa Cesia, ci sono degli aspetti interessanti, Marina di San Salvo e le punte, Punta Penne, Punta Derci, quella zona lì pure diversa perché la costa si alza un po', quindi presenta degli aspetti diversi. Ed è appunto in queste zone che riusciamo un pochino a intuire quella che sarebbe una successione naturale, cioè ossia se l'uomo lasciasse che alcuni fattori agissero indisturbati su questa fascia costiera, come si presenterebbe l'ambiente? E qui ti chiedo di mandare quello schema. Ho trovato uno Sì, schema. Sì, allora hai individuo tolto. intanto Subito una fioritura. questa diciamo, molto bella, quindi la lasciamo per un po'. No, invece adesso siamo già allo schema, un po' meno affascinante, però più didattico. va bene, allora passiamo allo schema, eccolo Ecco, qua. questo è uno schema che mi sembrava carino perché sintetizza questi fattori che hanno dei gradienti che vanno dalla zona della battigia verso l'interno e sono l'intensità dell'aerosol marino, l'esposizione al vento e alla salsedine. Questi naturalmente decrescono mano a mano che ci allontaniamo dalla battigia e andiamo verso l'interno, mentre invece i fattori che crescono sono la compattazione del suolo e la concentrazione dei nutrienti. Vicino alla battigia abbiamo un suolo praticamente privo di sostanza organica e molto ricco di sale, mentre mano a mano che ci allontaniamo verso l'esterno il suolo diventa più compatto, quindi meno mobile, e aumentano invece i nutrienti utili per le specie vegetali. Decresce invece l'infiltrazione di acqua salmastra nella falda acquifera, che evidentemente anche questa ha un'influenza notevole andando a parlare appunto di piante.
Questi gradienti quindi influenzano tantissimo il tipo di vegetazione presente nella fascia dunale e la vegetazione a sua volta, in particolare alcune specie che poi vedremo, hanno proprio la capacità di modificare la morfologia di questa fascia. E queste modificazioni della morfologia indotte dalla vegetazione a sua volta creano dei microambienti che favoriscono l'insediamento di altre specie e così si forma questa successione. La vegetazione che cresce negli ambienti dunali si definisce in generale psammofila. Psammofila significa amante della sabbia, ovviamente. Poi però ci sono delle differenze a seconda della fascia che andiamo a considerare, partendo dalla battigia e andando verso l'interno. Quindi nella prima fascia, adesso dobbiamo trovare il modo, Cristian, di far vedere il puntatore del mouse, perché io parlo spostando il mouse, ma nella prima fascia, quella più vicina alla battigia, quella che saltuariamente viene anche bagnata dal mare, questa si chiama zona aficoica, questa è ovviamente priva di Non so, si vede qui vegetazione. comunque il puntatore? Non credo. Vabbè, No. comunque sto parlando da sinistra verso destra, quindi Sì. siamo nella zona aficoica che, come dice il nome, è priva di vegetazione, dove invece è ricca di detriti vegetali che sono portati dal mare, dalle onde. Mentre Certo, invece Nero. allontanandoci dalla battigia, come fa se facessimo una passeggiata verso la macchia mediterranea, il tratto successivo che incontriamo è, cominciamo a incontrare delle piante, sono le cosiddette piante pioniere, ossia le prime che sono in grado di Queste colonizzare un qua. ambiente ostile. Esatto, bravo. Queste, tra le piante pioniere classiche, ricordiamo la cachila marittima, che è una piccola crucifera a foglie grasse che trattiene acqua e a fiori rosa. E la salsola Kali. Allontanandoci ancora un po', inizia a formarsi la cosiddetta duna embrionale ad opera di alcune specie, in particolare quella classica che è in grado di trattenere i granelli trasportati dal vento e comincia a fissarli al suolo grazie a questo sistema di rizomi sotterranei che proprio comincia a fare una specie di barriera, quindi a formare queste cosiddette dune embrionali. Si chiama, ha cambiato nome da poco, si chiama Tinopyrum junceum. Negli schemi classici la trovate sotto il nome di Elimus fartus. È quindi una specie perenne, chiaramente pioniera, che intrappola la sabbia e la consolida con i rizomi. E questo consolidamento cosa fa? Favorisce l'insediarsi di altre specie e quindi la formazione delle cosiddette dune mobili. Se ti sposti un po' più a destra, siamo saliti sulle dune mobili, che sono le prime vere dune, ma non ancora stabilizzate. Anche qui la specie più caratteristica che favorisce la formazione di queste dune è una poacea e si chiama Ammophila arenaria. L'Ammophila arenaria ricorda un po' l'erba della Pampas, non so se ce l'avete presente, quella pianta ornamentale spesso si vede nei giardini, comunque fa dei grandissimi cespi è una specie molto resistente al vento e all'insabbiamento, perché come reagisce al continuo insabbiamento per l'apporto ad opera del vento, dei granelli di sabbia? Reagisce crescendo in altezza e quindi succede che sotto alla superficie della sabbia, mi viene da dire suolo, ma in realtà non c'è ancora un vero suolo, si crea una rete di radici, rizomi e fusti, anche foglie, vecchie foglie, che hanno la capacità di trattenere la sabbia e consolidarla ancora di più. Quindi si formano queste dune mobili e dietro le dune mobili che succede? Si crea una depressione, si crea una parte un po' più avvallata, quindi più riparata, dove trovano rifugio ancora un altro tipo di specie che ha altre esigenze ecologiche. Vedete come ogni specie
dipende da quello che ha generato la specie precedente, cioè tutta una concatenazione, sembrano quasi dei ruoli predefiniti. In realtà nessuno ha assegnato un ruolo preciso a ciascuna pianta, ma questi sono equilibri che si sono venuti a creare tra le piante grazie alla competizione in realtà e non grazie a una cooperazione preparata a tavolino. Grazie alla competizione per le risorse, quindi lo spazio, le risorse trofiche, e le specie trovano un equilibrio e va a finire che in realtà ognuna ha un ruolo nell'ecosistema. Dopo la depressione retrodunale troviamo le prime dune fisse, quindi quelle più stabili, su cui si instaura poi nella fascia retrodunale l'ambiente tipico della macchia mediterranea con i primi arbusti, i ginepri, la fildirea, il mirto, il corbezzolo. Adesso ho sintetizzato tantissimo perché qua ci sarebbe veramente da parlare tanto. Vi volevo, e ovviamente anche le specie, come avete visto nella foto precedente, abbiamo parlato prima di queste fioriture spettacolari, di specie di cui parlare ce ne sarebbero tantissime. Vi volevo segnalare sul sito dell'area protetta della Torre del Cerrano, si può scaricare un lavoro che si chiama Le Regine delle Dune, di Adriano De Ascentis, dove ci sono le schede Benvenuto delle... Adriano. E chissà se ci sta seguendo, prima l'ho sentito, ho chiesto qualche dritta. È molto bello perché ci sono le foto che tra l'altro molte sono mie, quindi perciò ve lo segnalo, vi faccio anche un po' di pubblicità. È stato uno dei primi lavori, credo, che abbiamo fatto con Adriano appena laureati. E lì potete trovare tutte queste specie meravigliose, coloratissime, come la Silene colorata, il Cistus creticus, la Calistegia soldanella, l'Anthemis marittima, ce ne sono veramente tante. Come però tradizione di questa rubrica, ormai sapete tutti che cerco di, per quello che è insomma la mia competenza specifica, il mio lavoro, cerco di portarvi degli esempi di una specie che innalza il valore della biodiversità di questi ambienti, una specie che la svaluta, e anche oggi purtroppo ho da portarvi un triste caso, che poi vedremo chi è questo defunto, questo nome defunto dalla checklist della flora d'Abruzzo. Vabbè, comunque cominciamo con le cose positive. Positivo, ecco, sì. Pensiamo positivo. Come rappresentante delle specie che innalzano il valore della biodiversità della flora dunale, ho scelto il Pancrazium marittimum. Non è forse una delle specie più rare che si possono trovare in Abruzzo, non saprei sinceramente indicare, perché sono ambienti talmente rari di per sé che tutte le specie legate a questi ambienti alla fine sono rare. Ho scelto questa specie per un motivo che poi vi dirò, che mi colpisce, ancora mi colpisce molto e non mi faccio capace di come sia possibile. Comunque, Pancrazium marittimum è questo che vedete nella foto, è meraviglioso, profumatissimo, è molto decorativo anche come specie, infatti viene anche coltivata a scopo ornamentale. Il nome Pancrazium deriva dal greco pan e kratis, che significa potente per tutto, cioè resistente verso tutte le condizioni climatiche. Questa perlomeno è stata l'interpretazione che è stata data rispetto al significato di questo epiteto generico, Pancrazium. Si è pensato che alludesse alla speciale capacità di questa pianta di resistere a condizioni climatiche che comunque considerate che sono parecchio avverse per le piante. Pensate solo alla salsedine, al vento, al continuo bombardamento di granelli di sabbia. Quindi queste piante hanno tutte quante degli adattamenti particolari che veramente le rendono, sì, giglio di mare, veramente adattate ad ambienti estremi, a loro modo estremi. È una geofita bulbosa, quindi è dotata di bulbo, e questo secondo me è quello che la salva. Nel senso, le bulbose in qualche modo hanno capacità di resistere anche, che ne so, allo schiacciamento, comunque anche ad opere di aratura, quindi il bulbo prima o poi, se non viene proprio triturato, riesce in qualche modo a risistemarsi e a ridare frutto.
Ah, un fiore, se passi alla foto successiva. Questa pianta appartiene alla famiglia delle amarillidacee e ha una struttura fiorale molto particolare che comprende oltre ai 6 tepali esterni, quelli che vedete più lunghi, si chiamano tepali nelle monocotiledoni e non petali. Ha questa struttura interna che si chiama paracorolla, che dà questo aspetto molto elegante a questo fiore. La cosa particolare, se vai avanti, ci dovrebbe essere la foto dei semi, spero che ti sia potuta aprire. Ok, era un formato un po' strano, ho provato. Ecco, qua si vede il frutto aperto e i semi che ne escono fuori, che sono neri e lucidi, sembrano quasi dei sassolini. Invece, prendendoli in mano, vi accorgereste che sono leggerissimi, perché hanno al loro interno, sono costituiti da un tessuto che si chiama aerenchima, che è un tessuto spugnoso, quindi ha come delle bolle d'aria. E questo è un'ulteriore prova di come questa pianta sia legata al mare, perché questi semi hanno la capacità di galleggiare nell'acqua grazie a questo tessuto spugnoso, e quindi la dispersione del seme di questa pianta è affidata proprio alle correnti marine. È una specie che ha una distribuzione, si dice, steno-mediterranea. E questo lo spiega quello che vi ho appena detto sulla dispersione del seme. Steno mediterranea vuol dire strettamente mediterranea, cioè si trova su praticamente tutte le coste del Mediterraneo, ma la sua presenza è limitatissima alla fascia costiera, non entra all'interno, rimane proprio sulla fascia dunale. In Italia è presente lungo tutte le coste, praticamente tutte le coste, sia quelle occidentali che quelle adriatiche, le isole, è presente un po' dappertutto, ma è raro dappertutto perché è associato appunto ad ambienti che in tutta Italia sono presi d'assalto da urbanizzazione, sfruttamento turistico, e sappiamo bene qual è la situazione. Allora, il motivo che mi ha fatto venire in mente ieri quando mi hai detto, a parte che mi avevi detto che si parlava di specie d'alta quota, e io era una settimana che pensavo all'intervento sulla specie d'alta quota, ieri mi hai detto parliamo di mare, vabbè. Vabbè, abbiamo cambiato anche perché si avvicina la bella stagione, la gente C'ha sta sentendo, ragione. dobbiamo preparare. Comunque mi è venuto subito in mente, quest'estate, l'estate scorsa sono stata in vacanza in Croazia, dove anche lì il giglio di mare è presente, e c'erano le persone che veramente si portavano via i fasci di gigli di mare, non so, da portare nel B&B, nella casa vacanze, non lo so dove se li dovevano portare, tutti questi fasci di gigli di mare, perché, come succede spesso per le specie molto appariscenti e decorative, una dei pericoli, delle pressioni a cui sono sottoposte è la raccolta indiscriminata a scopo ornamentale. Quindi, oltre a tutti i problemi che la specie deve superare, prima cioè, ci ha voluto millenni di adattamento, si è inventata questa cosa dei semi che galleggiano, e poi il fusto coriaceo in modo da resistere al bombardamento abrasivo dei granelli di sabbia, tutto però non basta, ci vuole anche la signora che va sulla spiaggia a farsi i fasci di fiori, che vabbè, comunque va bene. Diciamo che appunto Troppo. secondo me si salva perché è una specie bulbosa, questo la rende abbastanza resistente. Detto ciò, salterei subito dall'altra estremità della nostra scala di interesse conservazionistico, parlandovi invece di una delle specie aliene che si vanno a insediare in questo tipo di ambiente, è l'Ambrosia psilostachia. È una pianta che appartiene alla famiglia delle Asteracee, proviene dal Nord America ed è arrivata in Italia nel secondo dopoguerra. Il nome Ambrosia è il nome del cibo miracoloso che conferiva l'immortalità agli dei greci e romani. Questo va un po' in contrasto con la caratteristica di molte specie del genere Ambrosia, che è quella di essere fortemente allergenica. Pensate che ogni esemplare, ogni individuo di questa pianta può produrre almeno 1 miliardo di granuli pollinici, quindi è
allergenica e anche molto produttiva di polline. E ho letto che in diverse parti degli Stati Uniti e del Canada il polline dell'ambrosia rappresenta la seconda più importante causa di allergie stagionali e che anche in Europa l'allergia ad ambrosia è in aumento. Quindi, Devo come nel fare caso attenzione allora, perché qui sono del. diventato allergico in tarda età, diciamo, quindi Potrebbe non si è mai essere avuto. un problema di invecchiamento, oppure potrebbe essere anche un problema di ingresso di nuove specie allergeniche che prima non c'erano. Comunque, a me piace sempre quando le specie aliene, invasive, oltre che rappresentare un danno e un pericolo per la biodiversità, rappresentano un danno per l'uomo. Perché vabbè, qui ci metto una punta di sadismo, però può essere quella spinta che fa in modo che queste specie vengano contrastate efficacemente, perché pare che il fatto che siano dannose per la biodiversità spesso non è sufficiente per innescare delle campagne serie di contenimento. Se invece ci fa male direttamente, allora forse capiamo che è il caso di Prendiamo contrastarle. provvedimenti, sì. Sì. Passiamo al triste caso di oggi. Questa è Achillea marittima, anche questa appartiene alla famiglia delle Asteracee, si chiama Santolina delle spiagge. È bellissima, è una pianta pioniera, importantissima. L'habitat è chiaramente quello delle dune, delle sabbie marittime. Il tipo coralogico è simile a quello del Pancrazium, ossia coste del Mediterraneo, ma anche si ritrova sulle coste atlantiche. E questa, a differenza del pancrazium, penetra anche un po' all'interno, non è proprio strettamente confinato alle dune. Se vai avanti, ho messo lo schema della distribuzione italiana. Ecco, Alfonso. Ecco, se puoi ingrandire. Vabbè, si vede comunque. Le regioni in verde scuro sono quelle in cui la specie è ancora presente. E invece in Liguria c'è un verdino chiaro che indica che non è stata più ritrovata in tempi recenti. In Umbria chiaramente non c'è perché non c'è fascia litorale. E in Abruzzo è classificata come estinta. Guardate Proprio che una bella macchia brutta gialla abbiamo. cosa! Brutta, infatti l'ho messo perché, proprio perché ci dobbiamo proprio vergognare di questa cartina, ce la dovremmo tatuare in fronte. Estinta in Abruzzo. E voi mi direte, come fai a sapere che c'era? Vero? Dimmi un Beh, po'. sì, come fai a sapere che è estinta e che c'era Lo prima? sappiamo perché abbiamo un campione d'erbario. Eccolo qua. È un campione d'erbario che attualmente è conservato presso l'Erbarium Appenninicum del Centro Ricerche Floristiche di Barisciano. Come potete vedere, è un campione storico che abbiamo ritrovato in un erbario di Giuseppe Zodda, che è un botanico teramano, ma fa parte di una collezione all'interno del suo erbario, che è la collezione Quartapelle. Quartapelle è un botanico teramano che era precedente a Zodda, e quindi abbiamo potuto datare questo campione, che, come non so se si riesce a leggere nel cartellino, c'è scritto sotto Giulianova come località di raccolta, e l'abbiamo potuto datare per la fine dell'Ottocento. Questa potrebbe essere la data di raccolta. In effetti ci sono delle segnalazioni da parte di Tenore della fine dell'Ottocento, e delle segnalazioni di Zodda degli anni 50, che però non sappiamo se l'ha osservata direttamente, quindi se negli anni 50 era ancora presente, oppure se lui stesso si rifà a questo campione, dato che era in suo possesso. Quindi questo non lo sappiamo. Questo campione, vi ho detto che è conservato presso l'Erbarium Appenninicum, insieme a tutto l'erbario nel liceo classico Vincenzo Comi di Teramo, dove Zodda aveva insegnato. All'epoca si usava far fare gli erbari agli studenti, e molti licei, soprattutto i licei classici, però dipende anche molto dall'insegnante, hanno nei loro archivi ancora gli erbari, che sono testimonianze importantissime, come in questo caso.
Noi abbiamo circa 800 campioni, Quartapelle e Zodda, quindi tra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento, e oltre a questo campione c'è cioè un altro campione riferibile ad un'altra specie considerata estinta in Abruzzo, che è il Dracunculus vulgaris, che non è una specie costiera e collinare, però per dirvi mi piace sempre ribadire questa importanza degli erbari, perché insomma abbiamo in Abruzzo, a Barisciano, c'è uno degli erbari più rappresentativi della flora appenninica, a cui adesso magari non si dà tanta importanza, ma fra qualche decennio sarà veramente un patrimonio importantissimo, anche per come è conservato. Io mi avvio verso la conclusione, però vi devo confessare che vi volevo parlare di tutt'altro. Quando ieri mi hai detto che si parlava di mare, ho pensato subito alla Posidonia oceanica, perché innanzitutto perché è una delle poche fanerofite, cioè piante superiori che vivono in mare, cioè non alghe, ma proprio piante, vere piante con rizoma, fiori, foglie, frutti e tutto quanto, che però vive in mare. È una specie che conosco benissimo perché quando ero molto giovane facevo immersioni subacquee e quindi ce l'ho ben presente. Quindi subito l'idea mi è andata a parlare della Posidonia. È una specie che è importantissima perché forma queste praterie che a loro volta costituiscono un ecosistema per tantissimi organismi, altri organismi, animali e vegetali. Quindi anche, insomma, non è che serve fare immersioni subacquee per vedere le praterie di Posidonia, ci si può andare pure facendo snorkeling. Veramente ci si vede di tutto. I cavallucci marini, per esempio, hanno come loro habitat preferenziale le praterie di Posidonia. Io spero che gli ospiti dopo di me ne parlino. Perché non ho potuto parlarne? Perché poi andando a consultare il database, volendovi dare dei dati aggiornati sulla situazione delle praterie di Posidonia in Abruzzo, mi sono resa conto che non sappiamo niente di queste praterie di Posidonia. Cioè abbiamo pochissimi dati antichi, sempre di Zodda, che la segnala per il litorale teramano, ma cioè, perlomeno noi botanici che aggiorniamo il database della flora d'Abruzzo non abbiamo dati oltre a quelli lì. Quindi io concludo il mio Abbiamo intervento. dopo di te c'è Dario che comunque lui fa immersioni dappertutto, quindi sicuramente forse qualche aggiornamento ce lo potrà dare. Infatti, io lo spero perché poi quando mi sono accorta di questo, ho telefonato ad Adriano De Ascentis e a Fabio Conti per chiedere se mi stesse sfuggendo qualcosa, comunque il database non è aggiornato. Quindi io spero che gli ospiti dopo di me abbiano qualcosa da dirci, perché vedi, queste cose sono importanti anche perché mettendo in contatto le diverse discipline si crea un circolare di informazioni che è utile sia che per chi ascolta ma anche per chi parla. E comunque mi ripropongo di contattare qualcuno per capire bene la situazione di questa Posidonia in Abruzzo, perché non abbiamo Tanto mi dati. sa che Quindi era una foto che tu avevi. ho dovuto rinunciare a parlare della Posidonia perché, ammettendo la mia ignoranza, così sicuramente poi ci diranno. Io ti volevo fare una domanda, ma come mai, diciamo, a parte diciamo, il grado di antropizzazione e di trasformazione che c'è stato del paesaggio costiero, diciamo, la parte della zona teramana è completamente, diciamo, ormai sono poche le zone rimaste ancora naturali, parliamo degli ambienti dunali. Su questa estinzione che c'è stata in Abruzzo, magari anche nelle zone più di quello che abbiamo visto prima, insomma, della specie che rimetto la diapositiva di prima, no? Come mai si è estinta in Abruzzo? Cioè, sai qualcosa, hai qualche informazione sulle cause oppure non. Ma sicuramente la distruzione dell'ambiente, non è che ci siano tante altre ipotesi strane da. In effetti è strano che non sia presente nelle altre zone dove si è conservato un ambiente più o meno integro. Ma queste Però, sai, una cose. volta che un habitat si comincia a frammentare, poi intervengono anche fattori di difficoltà di Di fecondazione dei reversibilità, microrganismi. diciamo.
Ma scusa, visto che comunque noi siamo in mezzo, quindi al Molise, alle Marche, ed è presente in entrambe le regioni, cioè è ipotizzabile una ripresa futura e una ricolonizzazione del nostro territorio o no? Allora, guarda, in realtà mi ricordo anni fa di aver sentito che di un progetto così spontaneo, dal basso, di reintroduzione dell'Otantus Maritimus, lo chiamo ancora il vecchio nome, e nel Vastese, con piante prelevate dal Molise. Io non so che successo abbia avuto questa reintroduzione. Sicuramente sì, si potrebbe tentare dove c'è ancora l'ambiente, perché non mi sembra una specie particolarmente difficile da trapiantare. Mi devo informare, anche questo te lo posso far sapere. Però anche qui, cioè, comunque prima sì, insomma, si dovrebbe fare un progetto serio e aspettare che la popolazione si stabilizzi per essere certi che l'ambiente, cioè che come dici tu, non ci siano altri fattori che ci sfuggono. E che impediscono la ripresa Infatti, del spesso, popolamento. molte volte, soprattutto io più che altro sono, diciamo, vedo nella reintroduzione di specie animali. Si è provato in qualche modo a reintrodurre la lontra negli ultimi anni, ma ancora prima addirittura c'era stato un progetto di rimissione di caprioli, parliamo degli anni 90, adesso insomma pensare di reintrodurre il capriolo Non ti sembra fa una, sentire che ti diciamo, vengono a cercare. è una cosa veramente, però e mi ricordo di questo progetto fatto sulla Maiella, dove si parlava proprio nella pubblicazione poi di questo studio di un insuccesso nell'introduzione. Dopo un po' di anni, praticamente, il capriolo è tornato praticamente a frequentare il nostro territorio, si vede ormai, insomma, anche sulla costa. Quindi, a volte, diciamo, se non vengono rimosse realmente, come si dice, le cause di quella che Certo. hanno portato poi queste specie all'estinzione, è inutile spendere soldi, magari anche tempo, in progetti che magari non danno dei buoni risultati, ecco. Sì, sicuramente. Prima di procedere a un tentativo di reintroduzione o rimpianto di specie vegetali, bisogna prima capire quali sono state le cause dell'estinzione, rimuoverle e poi spenderci soldi. Però ecco, io nel caso dell'Otantus Maritimus, credo che oltre alla distruzione dell'ambiente, altre cause più latenti non Certo, ne che vedo. poi l'ambiente costiero, diciamo, è quello che abbiamo più compromesso di tutti, poi se vogliamo, Certo, sì, però perché in quei alla piccoli lembi che abbiamo ricordato si fine potrebbe sicuramente tentare, sì. abbiamo tutto. Ok, Guardi. allora Daniela, noi ti salutiamo, ti ringrazio come sempre Ciao, ciao Dario, ti seguo per nella le diretta. tue nozioni sempre interessantissime, sicuramente. Ci rivedremo nelle prossime puntate. Grazie allora Daniela A e ci voi. sentiamo alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.